Ciao a tutti, sono Pietro e oggi vi parlerò di un habitat molto particolare, la brughiera. Ma prima di tutto, che cos'è un habitat? Habitat in latino significa egli abita. Infatti si tratta di un ambiente che presenta delle particolari e precise caratteristiche, come per esempio il loro cibo preferito o i posti giusti per costruire la loro tana o nido, che consentono ad animali e piante di abitarci e viverci nelle migliori condizioni possibili. Insomma, è esattamente come casa vostra per voi. Nel mondo esistono moltissimi tipi diversi di habitat, terrestri o marini, freddi o caldi, umidi o aridi. Oggi parleremo di un habitat molto interessante, che spesso non viene considerato, la brughiera. Ma come è fatta una brughiera? Che cos'ha di particolare? Quali sono le sue caratteristiche? Innanzitutto possiamo dire che la brughiera è un habitat arido. Si sviluppa su terreni sabbiosi o ghiaiosi, acidi e poveri di nutrienti, quindi non adatti per l'agricoltura e le sue coltivazioni. È caratterizzata da una distesa di diverse specie di erbe e arbusti. Una di queste piante è molto abbondante e dà il nome a questo habitat. È il brugo, Calluna vulgaris, che proprio in questa stagione fiorisce formando delle specie di cuscini rosa che colorano tutta la brughiera. Calluna in greco vuol dire pulire, spazzare. Infatti in passato questa pianta veniva usata per fare le scope. Altre piante tipiche di questo habitat sono diversi tipi di erica e la ginestra dei carbonai. Nella brughiera, inoltre, crescono anche delle piante chiamate officinali, cioè utili in medicina per i loro principi attivi. In Italia non ci sono tante brughiere, se ne trovano molte di più in Nord Europa e nelle isole britanniche. Però la maggior parte delle brughiere italiane è situata nel Parco Lombardo nella Valle del Ticino, nella zona più a nord del nostro territorio. La brughiera è quindi un habitat speciale ed è la casa di molti animali e piante. Per esempio, nella brughiera vivono molte farfalle che qui trovano tutto quello di cui hanno bisogno per le diverse fasi della loro vita. Infatti, per chi non lo sapesse, una farfalla non nasce già con l'aspetto di farfalla, ma quando esce dal suo piccolissimo uovo è un paffuto e simpatico bruchino. Il bruco inizia a mangiare tantissime foglie delle sue piante preferite che trova nella brughiera, crescendo molto velocemente. Quando è cresciuto abbastanza, crea un bozzolo attorno a sé, con la sua bava resistente, e lo fissa su un ramo o su un tronco, in maniera stabile. Questo stadio prende il nome di crisalide, ed è qui che avviene la magia. Il bruco, infatti, all'interno del suo bozzolo, si trasforma, e dopo un po' di tempo fuoriesce sotto forma di farfalla. La farfalla, invece, come le api, i bombi e gli altri insetti impollinatori, preferisce mangiare il nettare dei fiori. E anche di questi la brughiera ne è ricca. Infine la farfalla si riproduce e depone le uova, ben nascoste sulla pianta, da cui usciranno nuovi bruchini, chiudendo così il ciclo vitale. Nelle brughiere del Parco del Ticino vive anche la farfalla Cenoninfa edipus, chiamata con il nome comune di ninfa delle brughiere. Questa specie è rarissima in Italia ed è possibile ammirarla solo in queste brughiere. Si distingue facilmente dalle altre farfalle, grazie a delle macchie a forma di piccoli occhi presenti sulla parte inferiore delle ali, quella che si vede quando le ali sono chiuse, per capirci. Queste macchie sono disposte tutte in linea tranne una, un po' più al centro. Fuori sono gialle, in mezzo nere, ma al centro c'è un puntino bianco. Se non avete mai visitato le brughiere del nostro parco, andateci ora, che siete ancora in tempo a vedere il brugo in fiore. È davvero un bello spettacolo. Ciao a tutti e grazie per l'attenzione.